Buongiorno a tutti. Nella prova di oggi andiamo a verificare quanti disturbi ci siano in banda decametrica. Allora, tutti questi spettri qui sono disturbi, non sono cose radiomatoriali. Mi sposto a 1850. Niente, il disturbo è qui. 1854. Adesso torno a 1840. E mi sposto su di banda 80 metri. Anche questo è un disturbo. Lo si nota perché è costante nel tempo e non è roba radiomatoriale. Anche qui ci sono dei disturbi, tipo questo qui, quest'altro qui, anche questa cosa qui è costante, mentre queste linee tratteggiate sono radiomotori che parlano e smettono di parlare. Qui è smesso, qui riprende, anche qui ha parlato per un attimo. Ok, andiamo avanti. Allora, tutti questi sono disturbi continui. Adesso si spostano leggermente di frequenza. Comunque ci sono. Ecco, adesso si è modificata la storia. Andiamo avanti. No, beh, questi sono morse. Si sentono effettivamente, però ci sono anche degli spettri continui. Qui in banda 20 metri, questi sono radioamatori, parlano, smettono, riparlano, smettono, però ci sono ancora degli spettri continui che sono disturbi. Di 18 MHz i disturbi non si vedono più le strisce, però si possono notare ancora le montagnole che ci sono. A 21 si notano ancora le montagnole qui, 1, 2, 3, 4, 5. A 24 sono intensità minore, però ancora qualche puntino di montagnola c'è. A 28 è qui, la montagnola è messa qui. A 50 disturbi non ce ne sono. Allora abbiamo notato che ci sono in banda 160 metri. Dopo ci sono in banda 80. In banda 40 metri, in poi ci sono anche salendo di frequenza, sempre di intensità minore, però pur sempre presenti. Basta, mi sembra. Possiamo anche fermarci. C'è da notare che ho utilizzato un trasformatore di isolamento galvanico proprio per evitare l'irradiamento da parte del cavo o il captare segnale da parte della calza del cavo e anche per il discorso di evitare che ci siano dispersioni di correnti, perciò correnti che possono parassite girare nel sistema. Sto utilizzando tuttavia come antenna
un albero, perciò questo è quello che capta un albero. Grazie ancora dell'attenzione. Italia W3, India Delta Zulu, questo è un radioamatore, eccolo lì, trasmette dopo smette, IW3, IDZ, Vladimiro Mestre.